Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Una batteria OK da 12.000 mAh, grande autonomia. L'ho utilizzata intensamente, ho perso scatola, cavetto, di solito a me piace ricompattare tutto. Un utilizzo intenso fatto di più giorni prima di rilasciare un'opinione, perché voi sapete che mi piace particolarmente farle dettagliate. Una batteria che ha svolto egregiamente il suo lavoro, però alcune pecche risiedono all'interno proprio di questo prodotto. Allora, all'interno della confezione, in un cartoncino, facciamo una cosa virtuale, c'era la batteria e un cavetto di circa 50 centimetri per ricaricare i dispositivi. In più c'era un manuale e un coupon per il supporto tecnico. Parliamo subito di dimensioni, che sono 16,5 cm di lunghezza per 7,3 cm di larghezza per un 6 cm di spessore, un peso di 284 grammi. Sì, vabbè, questo è il problema di quando abbiamo un grande amperaggio. È vero che è pesante. Mi piace particolarmente, lo dico, il design potrebbe sembrare enorme. Mi piace per il fatto che abbiano, è vero, allungato la batteria, ma rendendola molto sottile, riesco tranquillamente ad inserirla nella tasca posteriore dei miei jeans, pantaloni che siano lunghi o corti. Parliamo adesso di lato dei materiali. Lo vedete, l'ho utilizzata, c'è qualche graffio, qualche segno, una plastica semilucida, però tende a graffiarsi. Io l'ho utilizzata intensamente senza nessuna cura, lo dico, e ecco qui che poi vengono riportati i segni dell'utilizzo. Parlando invece di lato hardware, abbiamo tutti i lati completamente puliti, tranne la parte superiore dove c'è il LED di stato e multifunzione che ci permette anche di accendere un LED. Tra poco ve lo farò vedere. Sulla parte frontale abbiamo due porte USB. Queste due porte USB riescono ad erogare singolarmente 2,4 A. È chiaro che utilizzandole tutte e due, abbiamo su una 2,4 A, sono porte intelligenti, vedete c'è il simbolino AIQ della OK, il brevetto. Utilizzandoli, dicevo, tutte e due, però una riesce a erogare 2,4 A, l'altra erogherà 1 A per un totale di 3,4 A. Qui c'è la micro USB per ricaricare la batteria. Con carica batteria da 2 A ci ho messo 7 ore abbondanti per ricaricarla completamente. Di solito io lo metto la notte e il giorno lo utilizzo. Devo dire che le batterie esterne per me sono un'invenzione fondamentale, ne faccio un ampio utilizzo. Qui abbiamo il LED di stato, una torcia di emergenza abbastanza luminosa. Sulla parte superiore lo andiamo ad accendere, cerco di spegnere la luce così vi faccio vedere anche il LED nella colorazione bianca. L'ho ricaricato. Nella colorazione bianca significa dal 30 al 70%, nella colorazione verde dal 60%, 70% al 30%, e nella rossa circa il 30% fino allo 0%. Quindi abbiamo qui la colorazione che poi ci determina la carica residua interna. Qui un click prolungato per accendere la torcia superiore, abbastanza buona la luce. Diciamo è una torcia d'emergenza che io, come detto in precedenza in altre recensioni, trovo utile in determinate situazioni. Per quanto riguarda invece le pecche, riaccendo la luce, che vi dicevo, ce ne sono più di una. Proprio il fattore che è stata allungata, è vero che è molto comoda, così sottile, però è stata veramente importante come grandezza, perché proprio perché si sviluppa per diversi centimetri, 16,5 cm sono davvero tanti per una portabilità, insomma, per un utilizzo in mobilità. Mi rivolgerei a batterie meno capienti o comunque con una forma diversa. Quello però che non mi piace particolarmente di queste batterie, poi a voi decidere se è giusto o no, io lo dico perché trovo, lo sapete, faccio le videoprove come un normale utente, il fatto che inserendo il cavo USB e poi andando ad inserirlo nel mio telefono non parte automaticamente, ma dobbiamo andare a schiacciare il tastino per far
partire la ricarica. Questa è una pecca che io sottolineo particolarmente, perché spesso la batteria mi serve in determinate situazioni dove non è questione di schiacciare il tasto, ma proprio di comodità, cioè inserire, devo già perdere tempo a inserire la USB all'interno della batteria, devo andare anche a cercare il tasto per accenderlo, lo trovo particolarmente scomodo. Comunque rilascio per capienza utilità, perché funziona bene, il suo lavoro lo svolge tranquillamente, rilascio un 7,5, ovviamente con i limiti della forma che ha pregi e difetti, e soprattutto la batteria non riparte automaticamente in ricarica, o meglio lo facciamo la prima volta e poi in un arco di tempo, se andiamo a reinserire la presa USB, allora ripartirà. Un po' complicato come sistema, fatto sta che quando è spenta completamente, se inseriamo la USB non ha la partenza automatica. Io spero di esservi stato utile, vi lascio comunque 4 stelle proprio per questi limiti estetici e funzionali, e vi do appuntamento alla prossima video prova.